Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa parte andremo subito, senza ulteriori indugi, alla pista ciclabile e affronteremo una marea di allenatori. Per questo vi invito subito a lasciare un mi piace se la serie vi sta piacendo, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco e a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Prima di entrare nella pista ciclabile andiamo a parlare con questo scienziato. Ciao! Ho sentito dal professor Oak che tu saresti stato da queste parti e mi ha detto di darti questo. Ok, otteniamo il moneta amuleto. Direi che lo diamo immediatamente a qualcuno dei nostri Pokémon. Allora, è nei... No, no, ok, non è negli strumenti base. Qui abbiamo... Ah, le pietre. Ok. No, le medaglie, scusatemi. Sono partito. Le pietre, va bene. Andiamo a cercare il moneta amuleto che sarà qui, immagino. Eccolo qua, Amulet Coin, Give. Lo andiamo a dare a PG8, anzi a Squirtle. Togliamogli Black Glasses, che tanto non servono a niente per adesso. E lui dovrebbe avere il moneta amuleto ora, vero? Eccolo qua, perfetto. Perché Squirtle adesso lo alleneremo un po'. Tu dici qualcosa di interessante, ragazzina? No. O meglio, raga, vabbè, fa niente. Ok, va bene. Andiamo. Eccoci qui. Un botto di allenatori e via. Iniziamo. Let's go. Va bene. Zucca pelata. Eccoci qua. E tra l'altro adesso è anche, sarebbe anche ritenuto offensivo chiamare qualcuno zucca pelata. Ma all'epoca non lo sapevano. Allora, mandiamo PG8 contro Machop. Infatti con Seismic Toss fa parecchio male a Squirtle. E usiamo ritorno. Abbiamo visto che piuttosto che Raffica fa più male ritorno. Vai. E cerchiamo di far evolvere il nostro PG8, eh. Machamp. Sì. E mandiamo Squirtle. Dobbiamo far prendere anche punti esperienza a Squirtle, ragazzi. È troppo debole. Deve arrivare minimo a livello 35, eh. Come anche tutti gli altri. Ok. Mandando PG8 morirebbe, quindi mandiamo Pikachu. Vediamo, eh. Vediamo se Pikachu riesce a fare qualcosa. Ok, Seismic Toss fa male. Fa molto male. E noi usiamo Spark. Un altro Seismic Toss e un altro Spark. Ok. Questo vale tanti punti esperienza, eh. Infatti Squirtle sarà a livello 28. E grazie al moneta amuleto prendiamo anche doppi soldi, se non sbaglio. Allora, non mi ricordo se appunto l'aumento è del doppio o di qualche altro moltiplicatore, però va bene comunque. Usiamo la soda pop per ripristinare gli HP di PG8 e la fresh water per Pikachu. Ok, continuiamo. Altro allenatore. A cosa stai guardando? Sto guardando te, oh. Ah, mando in campo un Mach. Ok. E noi abbiamo uno Squirtle. Purtroppo non abbiamo mosse di tipo terra per battere facilmente questo Mach. Quindi manderò Charizard. Vai. Sludge Bomb, infatti. Mi avrebbe fatto molto male. Noi però usiamo un Flamethrower. Guardate quanta difesa ha Mach. Ah, che culo, bruciato. E a questo punto Slash, che è lacerazione. Ok, Charizard ci ha tirato un po' fuori dai guai. E Squirtle si vuole evolvere di nuovo, ma noi non lo facciamo evolvere. Come vedete Squirtle sta prendendo un bel po' di punti esperienza. E là nell'angolo in alto a sinistra c'è uno strumento nascosto. Ve lo anticipo. Quindi questo dovrebbe essere in grado di batterlo da solo Squirtle. Andiamo con Aquatail. E purtroppo Seismic Toss toglie una marea di... PP perché fa un danno fisso, se non ricordo male. Ok, Prime, lasciamo in campo Squirtle. E mandiamo PG8. Che forse potrebbe salire a livello 36 ed evolversi finalmente, diventare un PG8. Con questa battaglia forse, anche se non credo. Usiamo ritorno. Ok, la nostra difesa è calata moltissimo. Se ci colpisce ora siamo in pericolo. Ok, no, per fortuna abbiamo colpito prima noi. Iron Defense per Squirtle, eh? Preferisco Shell Smash.
sinceramente. Ok, livello 36 per Pidgeot. Per Pidgeotto meglio. Allora, Squirtle lo blocchiamo. E Pidgeotto invece lo lasciamo evolvere. Quante volte dovremo bloccare l'evoluzione di Squirtle? Tantissime, tutte le volte che sarà necessario. Eccolo qui il nostro Pidgeot, che si va ad aggiungere anche al Pokédex, tra l'altro. Bene. Curiamoci Pokémon. Allora, sfruttiamo un po' questi strumenti che abbiamo trovato. La Lemonade su Squirtle. Ecco fatto, e magari un paio di pozioni su Charizard, per essere sicuri che appunto non vada giù nei prossimi combattimenti. Ed ora andiamo su quest'altro allenatore. Cosa ci fa un ragazzo qui? Ma è una pista ciclabile, cioè, ma scusa. Ma scusa, cioè, è una pista ciclabile, non voglio dire, però. Allora, usiamo Shell Smash, dai, proviamo a fare questa cosa. La nostra difesa cade, la nostra difesa speciale si abbassa, ma l'attacco, l'attacco speciale e la velocità aumentano. Quindi poi andiamo di Aqua Tail e dovremmo shottare tipo tutti i suoi Pokémon. Vediamo un po', eh. Se non fallisce perlomeno Aqua Tail perché ha il 90% di precisione. Machamp, lasciamolo, vediamo come se la cava contro Machamp. E infatti fallisce proprio contro quello contro cui non doveva fallire. Però ha fallito perlomeno contro Vendetta. Ok, va bene, dai. A questo punto mandiamo Bulbasaur, altro Pokémon che deve essere allenato. E Bulbasaur lo potrà uccidere facilmente con un takedown. Purtroppo il fatto che rimangano al primo stadio evolutivo pesa. Questa cosa pesa molto. Seed Bomb. Perché le loro statistiche rimangono bassissime. Ecco, mi ha diminuito la velocità e mi ammazza. Ma guardate che sfiga. Guardate che sfiga. E a questo punto mandiamo Pikachu. Il più basso di tutti. Che con Electro Ball riesce facilmente a battere questi Pokémon. Tanto dopo questo allenatore andremo al centro Pokémon, eh. Sì, via. Subito al centro Pokémon. A questo punto possiamo anche usare magari la bicicletta. Dai, così andiamo un po' più veloci. Anche se non mi sembra di andare troppo più veloce, sinceramente, da quando corro. Però, vabbè, dettagli. Vai. Curiamo i Pokémon. Come avevo detto, questa parte sarebbe stata allenatori su allenatori. Tra l'altro c'è un po' di tearing quando si usa la bicicletta, eh. Forse non la userò molto. C'è proprio un po' di tearing quando si usa. Ok, andiamo a battere quest'altro allenatore. Ti distruggerò. Ma sono cattivissimi questi, tra l'altro. Proprio cattivi. E manda in campo Machoke. Ma gli altri non Machamp, cioè, sei un po' una pippa. Comunque, sostituiamo subito e mandiamo PG8. Vai, anzi, PG8 ormai. Ormai è un PG8. E si vede. Si vede che non è ancora imparato attacco d'ala. Ecco cos'è che si vede. Vai, avete tanto a ritorno che fa un danno incredibile. Il problema è che non sarà mai super efficace contro niente. Perché è di tipo normale. Squirtle continua a volersi evolvere, ma non ti evolvi. Ok. Andiamo a battere quest'ultimo allenatore. Che è annoiato, quindi ci sfida. Va bene. Questo è un centauro. Che manda in campo Voltorb. Ok, qui si sostituisce al Pokémon. E si manda però a Bulbasaur. Spero non abbia Sonic Boom, altrimenti ci fa parecchio male. Ok, no, usa Screech, va bene. Light Screen, ok. Andiamo con Takedown sperando che non abbia statico. Ok, forse non ce l'ha. Si continua a colpirmi con attacchi elettrici che fortunatamente appunto su Bulbasaur non fanno troppo danno, ecco il motivo per cui l'ho mandato. Altro Voltorb, lasciamo Bulbasaur. Tanto deve essere allenato anche lui. Squirtle e Bulbasaur sono rimasti un po' indietro. Ma anche perché, vabbè, Squirtle ha un buon moveset, non è male. Quello di Bulbasaur è un po' così così come moveset. Ecco fatto. Abbiamo battuto anche Nicolas. Qui possiamo prendere una ricarica totale. E possiamo andare anche a curarci un attimo i nostri Pokémon. Medicine, pozioni.
Vai. Bulbasaur. E Pidgeotto. Ok. Proseguiamo. Qui c'è un altro strumento nascosto, una Max Elixir. E si va giù. Percorso 17, vai. Sfidiamo anche quest'altro centauro. Che manda in campo Primeape. Ok. E noi usiamo uno Squirtle. Usiamo uno Squirtle con Aqua Tail. Assurance dovrebbe essere garanzia, se non sbaglio, eh. E finché continua a usare Assurance, che è una mossa un po' del cavolo, ma va bene. E Seismic Toss fa già parecchio più male. Però Squirtle è riuscito ad avere ragione di questo Primeape. Lasciamo in campo Squirtle, che prenda punti esperienza. E mandiamo un Pikachu. Vai. Usa Vendetta, fortunatamente non ci fa molto male e viene anche paralizzato. A questo punto siamo Scintilla. Dai, davvero fa così male? Quello cos'era colpo basso, scusami. Fa così male colpo basso? Va bene. Vedete che Bulbasaur praticamente non fa danno. Bulbasaur lo useremo per. Solamente se ci saranno dei Pokémon tipo acqua, che in quel caso potremmo usare tranquillamente Pikachu. Oppure se vogliamo avvelenare qualcuno. O mettere tipo parassisseme queste mosse qui. Altrimenti non ha alcun senso usare Bulbasaur. Qui abbiamo un po' di erba alta. In cui potremmo trovare magari dei Pokémon. Sfidiamo anche questo allenatore. Che manda in campo Weezing. Prima volta che vediamo Weezing in questa Acrom. Ok, sostituiamo subito e mandiamo Pidgeotto per forza. Qui avrei mandato volentieri Pikachu, però è morto. Ok, va con Pidgeotto. No, volevo semplicemente fare così e usare il ritorno. Guardate quanto danno fa il ritorno e non è super efficace, eh. Pidgeotto è davvero, è stata la svolta a insegnare il ritorno. Ma nel campo Koffing, sì, continuiamo a fare questa alternanza con Squirtle. Eccoci qui. Koffing. E devo sostituirlo di nuovo perché Squirtle sicuramente morirebbe. Pidgeot. Fango, mi avvelena? Sì, mi avvelena. Ok, dopo questo allenatore si ritorna velocemente al centro Pokémon, perché mi ha fatto parecchio male. Mi hanno fatto parecchio male, mi hanno ucciso Pikachu, mi hanno avvelenato Pidgeotto. Bulbasaur è in fin di vita. Insomma, non è proprio il massimo. Anzi, era Squirtle che era in fin di vita. Ok, manda in campo Weezing, mandiamo di nuovo Squirtle. Perlomeno Squirtle e Bulbasaur stanno prendendo un po' di livelli, eh. Perlomeno stanno salendo di livello. Ok, mandiamo a questo punto Charizard, l'unico che può effettivamente tirarci fuori dai guai. Fang, mi avvelena anche lui? Ok, no, fortunatamente no. E usiamo un Fire Fang. Ah, bruciato, che culo. E in più ha tentennato, che questa è fortuna. E poi Flamethrower. Addio. Perfetto, vorrebbe imparare Idropompa. Ole, peccato che sia speciale, che abbia l'80% di possibilità di fallire e abbia solo 5 PP, quindi sia un po' una merda. Quindi non gli insegnerò, mi tengo Bollaraggio. Sì, non insegnerò idropompa. Ok, Squirtle continua a volersi evolvere, ma no. Ok, e torniamo velocemente al centro Pokémon. Tanto è letteralmente qui sopra. Vai. Tecnicamente Squirtle nell'anime non si evolve mai, giusto? Anche se, boh, ricordo. Ho un vago ricordo di Ash che usa Blastoise. Però potrebbe essere sbagliato, potrebbe essere appunto un ricordo vago, falso. Non saprei, ditemelo nei commenti in caso, perché. Beh, potrei anche andare a controllare effettivamente, non è che ci voglia molto. Perché in quel caso, guarda, farlo evolvere mi aiuterebbe parecchio. Cioè, un Blastoise contro uno Squirtle è una cosa molto diversa. Diamo un'occhiata qui se abbiamo dei Pokémon da catturare. Un Raticate, sì, questo lo devo catturare per il Living Dex. Quindi vediamo di catturarlo. Usiamo Aqua Tail, non dovrebbe morire. Infatti.
Questo pure è stato un colpo critico. E poi mandiamo Charizard per tankare i danni mentre proviamo a catturarlo. Dovrebbe essere il Pokémon con la difesa più alta che abbiamo, in teoria. No! Ho fatto fuga. Che schifo che faccio, madò. Perché ho fatto fuga? Ecco, adesso mi compaiono solo Rattata di merda. E niente da fare. È svanita la nostra possibilità di catturare quel Raticate. Finché abbiamo davanti Pikachu, però. Cioè, meglio Squirtle. Contro i Pokémon selvatici. Non so, non è che sia il massimo, eh. Troviamone un altro, vediamo un po'. Un altro Rattata. Io potrei semplicemente catturare questo Rattata e farlo salire di un livello, eh. Sinceramente. Nella stessa sopravvive ad Acquatail, lo catturo, se no niente. No, muore come un topastro. Come il topastro che è. Proviamo a catturare un altro Pokémon, vediamo cosa troviamo. Oh, un Firou! Questo non ce l'ho. Questo è da catturare, eh. Aqua Tail non dovrebbe morire, Firou. Ok, perfetto. Ora sostituiamo il Pokémon. E non fuggiamo, magari, eh. Vediamo di non fuggire. Ok, Aerostato mi avrebbe ucciso. E andiamo con la Mega Ball. Vai. Preso? Buono. Ole. Altra entry nel Pokédex. E altro Pokémon che si aggiunge ai nostri. Curiamo un attimo Squirtle. Allora, pozione. Vai Squirtle, vai Squirtle e vai Squirtle. Ecco fatto. Cerchiamo ancora un paio di Pokémon. Vediamo se esce un Raticate o qualcosa di interessante. Un altro Doduo. Questo no, non è interessante. Quindi fuggiamo. Senza. Ah, non possiamo fuggire. Dai, su. Ok. No, perché insomma, non poter fuggire da un Doduo mi sembra un po' strano. Uno Spiro. Niente, dai, andiamo via allora. E siamo fatti sfuggire la possibilità di. Oh, smettila, fammi fuggire. La possibilità di catturare quel Raticate. E niente, ci teniamo questa sconfitta da parte dei Pokémon selvatici. Andiamo a sfidare gli altri allenatori. Weezing. Ok. Vediamo se Squirtle riesce a battere questo Weezing. Che ha anche fallito il suo primo attacco. La vedo dura. Vediamo se gli facciamo più danno con Bubble Beam. Beh sì, gli facciamo più danno con Bubble Beam. Autodistruzione, ci ammazza? Ok, fortunatamente no. Fortunatamente non ci ammazza con autodistruzione. Mac, lasciamo Squirtle che salirà di livello. E mandiamo Bulbasaur. Proviamo a ucciderlo con Parassissieme. Proviamo a batterlo con Parassissieme. Aia! Ok, no. Ok, no. Mandiamo PG8. Charizard è un po' messo maluccio, quindi non lo mando. Mandiamo PG8. E usiamo ritorno. Che fa un danno atroce. Non ha alcun senso il danno di ritorno, però va bene. Ok, Squirtle a livello 34. E PG8 a livello 37. Continuiamo a interrompere l'evoluzione di Squirtle. Diamo una curata ai Pokémon. Tanto abbiamo comprato questi strumenti per usarli, quindi usiamoli. Ecco fatto. E una Charizard. Ma una anche a Bulbasaur, vai. Tanto sono qui da usare. Ok, continuiamo la nostra opera di distruzione all'interno di questa. Aspettate, c'è uno strumento nascosto anche qui. Una caramella rara, utile, molto utile. Continuiamo la nostra opera di distruzione qui nella pista ciclabile. E là c'era un allenatore che non abbiamo battuto, quindi andiamo subito a prenderlo. Questi sono punti esperienza succosi che non ci lasciamo sfuggire. Eccoci qua. Togliti di mezzo, ci dice. Eh beh, oh, che ci devo fare? È una pista ciclabile, cioè, è aperta a tutti fino a prova contraria. Vai, Squirtle, vediamo di farti usare un po' di Bubble Beam. Che con Tre Koffing funziona bene. Vai. Weezing, lasciamo Squirtle. Vai, Bubble Beam. Autodistruzione, qua mi sa che ce lo ammazza. E invece no. Oh, Squirtle resiste, eh? Cioè, pur essendo un Pokémon al primo stadio evolutivo, la difesa ce l'ha. Chiamiamo Bulbasaur contro Koffing.
Ecco, avesse fatto autodistruzione contro Bulbasaur l'avrebbe ammazzato sicuramente. Takedown che non fa niente purtroppo. Ok, qua occorre mettere un Leech Seed. Ah, è infatti autodistruzione su Bulbasaur. È fatale. A questo punto rimandiamo in campo. Vai, dai Pikachu, tanto sono entrambi livello 34. Pikachu dovrebbe toglierci da questa situazione un po' bruttina. Vai. Spark. Un'altra Spark. E magari salirà anche a livello 35 contro questo allenatore. Può darsi, con Weezing può darsi. Usiamo Electro Ball. Fa parecchio danno, non avvelenarmelo, grazie. Ok. Perfetto. Continuiamo, dovremmo aver quasi finito questa pista ciclabile. Esattamente, c'è un altro allenatore lì. Ok, diamo una curata ai Pokémon, quelli che sono rimasti perlomeno, quindi Squirtle. E questa era la nostra ultima pozione, Unlucky. Una super potion su qualcuno? Su Pikachu? Dai, mandiamola su Pikachu. E sfidiamo quest'ultimo allenatore? Nessuno passa da qui senza avermi battuto. Oh. Io so che giù sotto ci sono tantissime persone, quindi evidentemente ti hanno battuto. Un golem di Alola? Cosa? Non penso che questo ci fosse nella prima stagione dell'anime, ma dettagli. Usiamo Aqua Tail. Ok, proviamo a usare Bubble Beam, vedere se gli facciamo più danno. Ok, sostituiamo Squirtle. Ah, boh, morto. Ottimo. Questi su così punti esperienza su Squirtle non sono niente male. Che continua a volersi evolvere, poveretto. You fight well, kid. Combatti bene, ragazzo. Un altro allenatore. Porco cane. Un altro allenatore. Dai, usiamo un'altra super potion su Squirtle. Altre due, vai. Usale. E proviamo a battere anche lui. Nessuno passa di qui senza aver imbattuto. Ma, cioè, siete gemelli, per caso? Con Cloyster. Ok. Ok, Cloyster. Sostituiamo e mandiamo Pikachu. Easy. Sperando che non ce lo shotti con qualche attacco strano che dico non conosco l'esistenza. Clamp è presa se non sbaglio. Mi sta bene che sia paralizzato. E usiamo Spark. Cloyster non dovrebbe avere una difesa altissima. Ok, dovremmo batterlo, eh. Vai, via. Ole. Perfetto. Continuando da questa parte arriverai a Fucsiapoli. Ok. Qui non penso ci siano degli strumenti nascosti. Qui abbiamo finito finalmente la pista ciclabile. Saremo qui sopra per vedere se abbiamo qualcuno con cui parlare. Tu? Ah, questo vuole uno Slowbro per un Lickitung, però non abbiamo ancora incontrato uno Slowbro, quindi la vedo dura questo scambio. Ok, qui abbiamo la palestra, direi di farla ovviamente in una prossima parte. Cerchiamo il centro Pokémon, eccolo lì sotto, e siamo arrivati anche a Fucsiapoli. Bene, abbiamo superato indenni, più o meno, la pista ciclabile. I nostri Pokémon si sono allenati parecchio. Ed ora questa parte finisce qui. Ecco la nostra squadra. Ecco la nostra squadra, ora tocca a Bulbasaur essere allenato, anche se nella palestra tipo veleno Bulbasaur non è che possa fare in questo gran figurone, eh. In generale non abbiamo mosse di tipo terra, quindi probabilmente nella palestra tipo veleno useremo Pidgeot, Pikachu e Charizard. Magari anche Squirtle, però vedremo. Comunque grazie per aver seguito questo video e vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!